Avremmo potuto chiamare questa villa in molti modi, ma direi che non si può sbagliare indicandola come la villa del giapponese, il nome con il quale è conosciuta nell'ambiente. Questa splendida costruzione risale alla metà dell'Ottocento, narrano le cronache assai riservate sull'argomento. I proprietari hanno subito il fascino del mondo orientale, tanto da decorare le stanze con precisi affreschi, dipinti ed intagli che rimandano a quel fenomeno culturale dell'esotismo che raggiunse il suo culmine proprio nell'Ottocento, esaltando ed imitando, specie nell'arte, forme e suggestioni di paesi lontani. Lo spettacolo è insolito, attraente e ti proietta nel mondo dei samurai. Se vai nel sentiero inesplorato, alla fine appariranno infiniti segreti, recita una frase del Bushido, concetto che si addice a questa villa che non ha subito un degrado tale da non farci apprezzare la ricchezza dei dipinti alle pareti e degli affreschi sui soffitti che si rincorrono stanza dopo stanza. Peccato che gli infiniti segreti siano rimasti tali, ma ciò non riduce il fascino delle immagini che parlano da sole e compensano una storia che non conosciamo. Se siete arrivati a questo punto, allora pensiamo all'iscrizione, se vi va. Attivate la campanella per le nuove notifiche e magari mettete un like che non guasta mai.